In età antica le coste della Puglia erano costellate di porti e di approdi. Vastissimi erano i commerci che si radiavano lungo i litorali del Salento. Basti pensare a Torre Santa Sabina, Torre Guaceto, Brindisi o Trantoleuca sul versante adriatico, mentre sul versante ionico basti pensare a Scoglio del Tonno, Porto Perone, Torre Castelluccia e Scalo di Furno. I commerci in genere vertevano sui prodotti alimentari come olio, vino, grano, il garum, la salsa particolare tanto amata dai romani, e quindi c'erano navi che solcavano i mari e portavano a bordo l'olio, quindi erano navi olearie, il grano, quindi erano navi granarie, e il vino, quindi erano navi binarie. Ma a queste navi si aggiungeva la flotta delle navi lapidarie, ossia le navi che trasportavano a bordo i carichi pesanti, costituiti da pietre, laterizi e marmi. Siamo in San Pietro in Bevagna, una località balneare molto rinomata, ma conosciuta dagli archeologi soprattutto per il suo patrimonio archeologico subacqueo, che giace a 4-5 metri di profondità. Gli eruditi locali, nei secoli passati, chiamavano questo giacimento archeologico subacqueo quello delle vasche del re. In realtà si tratta di veri e propri sarcofagi, molto probabilmente carico di una o più navi che intorno alla prima metà del III secolo d.C. naufragarono lungo queste acque. Evidentemente un fortunale fece perdere questo carico e con il trascorrere dei secoli non è rimasto più il fasciame a testimoniare quelle rotte commerciali che univano Roma, la Puglia con l'area microasiatica, le isole dell'Egeo, le aree elleniche e quelle dell'Africa. Si tratta di uno dei giacimenti archeologici subacquei più rinomati, più insigni e più celebri, di cui erano a conoscenza anche gli eruditi locali dell'Ottocento, ma in realtà scoperto dal giornalista americano, grande archeologo subacqueo specializzato in ricognizioni subacquee, Peter Throckmorton. Qui, a pochi metri dalla spiaggia, rinvenne questo giacimento, costituito da circa 23 sarcofagi che si distinguevano per peso, che variava dai 1000 ai 6000 kg, oltre alla distinzione per forma e dimensione. Pensate addirittura che alcuni sarcofagi erano in un unico blocco. Da quel blocco, una volta giunti ad Ostia e poi dopo aver risalito il Tevere per raggiungere a Roma la stazione marmoraria, potevano essere ricavati da un unico blocco due, tre e anche in qualche caso quattro sarcofagi. Sarcofagi che venivano poi cesellati togliendo la parte di marmo che abbondava e incidendo il marmo che doveva presentarsi come una meraviglia. Oltre alle dimensioni, come vi ho detto prima, variava anche la forma. Una forma che richiamava in alcuni casi delle vasche, vasche in cui si pigiava l'uva, con un chiaro riferimento al culto dionisiaco. Ma facciamo un tuffo nel mare della storia. E dall'archeologia subacquea passiamo alla geologia, perché i fondali marini
di questo posto e non solo, perché se ne trovano altri anche più avanti, sia a Gallipoli, intorno alle Pazze, vicino a Ugento e altri ancora, sono state individuate delle strutture geomorfologiche veramente particolari, talmente complesse e talmente perfette fino al punto che qualcuno ha pensato all'intervento della mano dell'uomo. In realtà così non è. Una di queste strutture è stata rinvenuta a Borraco qualche anno fa e fu scambiata come un'infrastruttura portuale. Una volta allertata la soprintendenza e gli archeologi, dopo una prima ricognizione, iniziò ad essere ventilata l'ipotesi che si trattava non di infrastruttura portuale, bensì di beach rock, delle formazioni geomorfologiche che ricalcavano in tutta la loro lunghezza e in tutta la loro maestosità proprio delle infrastrutture portuali. Una struttura geomorfologica che in genere si forma in ambienti marini dove si fonde e si confonde una sezione in bilico tra l'alto e la bassa marea. È proprio lì dove i corsi d'acqua si immettono e le correnti sottomarine, quali appunto quelle del fiume Chidro, sono capaci di immettersi in mare, arricchendo l'acqua marina di carbonato di calcio. La formula chimica sarebbe CaCO3 ed è proprio grazie a questa formula, a cui va aggiungere l'evaporazione durante la bassa marea, che lo stesso CaCO3 cementi i granuli della sabbia della spiaggia e attraverso un processo precoce di cementazione si arriva alla formazione di questa particolare formazione geomorfologica. Alla scoperta di Fabio Matacchiera del 2018 di questa struttura geomorfologica a 7 metri di profondità se n'è aggiunta un'altra circa 20 giorni fa ed è quella a Campo Marino, ad opera di Roberto Voluri, Francesco Gennari e Antonio Gennari. Che cosa hanno scoperto nello specifico questi istruttori subacquei? Quando abbiamo potuto osservare questa struttura, l'impressione emotiva è stata grandissima, perché sembrava effettivamente una struttura costruita dall'uomo. Mentre invece il buon senso ce lo faceva escludere, però, perché la profondità di 15 metri escludeva completamente la possibilità che l'uomo, all'epoca in cui il mare poteva essere anche così arretrato, avesse la capacità di costruire e impiantare una struttura del genere con questi massi, enormi. Quindi per esclusione avevamo immaginato che si dovesse trattare di qualcosa di naturale, anche se l'impatto emotivo è assolutamente straordinario, perché è lunga circa un chilometro, questi massi quadrati tutti livellati alla stessa altezza, come potrebbe essere questo selciato di cemento, effettivamente poteva lasciare intendere a una cosa fatta dall'uomo se fosse stata magari più vicino a riva. A quella profondità era da escludere. L'altra cosa strana è che nella zona di Torre Borraco, e siamo andati a vedere anche quella, un'altra strada simile, del tutto simile a questa, si trova a 7 metri di profondità, eppure a 500 metri dalla costa. È lì che noi avevamo immaginato che potesse essere una serie di pontili, però di nuovo il fatto che fosse così profondo il mare arretrato così tanto era molti migliaia di anni fa, quindi era impossibile che fosse l'uomo che ci avesse messo mano. Il mare del Salento si conferma uno scrigno di tesori e tanti ancora ne sono custoditi nei fondali. Oggi ve ne abbiamo fatti conoscere alcuni, come i sarcofagi di San Pietro in Bevagna e gli esempi di beach rock di Borraco e Campo Marino. Ma sono tanti ancora i tesori che giacciono in fondo al mare, un mare che ha tante storie da raccontare, un mare come il nostro, battuto sin da Temicenea dalle navi dei signori del mare,
che battevano le rotte della memoria.